discipline. E in primo luogo, però, ho il dovere di ringraziare e anche il piacere di ringraziare il Presidente del Senato, l'onorevole Schifani, per averci concesso nuovamente la possibilità di utilizzare questa prestigiosa sala. Ringraziare anche tutti gli autori che hanno contribuito alla pubblicazione del volume, i partecipanti che, nonostante l'inconveniente dello sciopero, insomma, gli spostamenti sono sempre difficili, sono numerosi come speravamo e come è avvenuto. E poi un ringraziamento vorrei fare anche all'editore, che oggi è qui rappresentato dalla dottoressa Vecchio, perché con notevole professionalità ha contribuito alla realizzazione del volume. Dicevo, è una vera e propria festa, oggi non è un convegno, è una festa per l'Accademia, per i tanti aspetti scientifici che Umberto ha curato durante la sua vita universitaria. E però terrei a sottolineare sin dall'inizio che è un evento significativo soprattutto sotto il profilo umano, cioè sotto il profilo dell'uomo, dell'essere umano, perché credo che Umberto si sia caratterizzato proprio per questi aspetti, al di là della sua grandezza come professore universitario e per tutte le cariche che ha rivestito durante la sua vita e che rivestirà, perché mica è finita Umberto, voglio ancora. Sicuramente l'aspetto dell'uomo, per come io l'ho conosciuto, e questo è avvenuto non molti anni fa, però è come se ci conoscessimo da sempre, sicuramente l'aspetto dell'uomo è quello preponderante. Non è un caso che la scelta di come onorare e festeggiare Umberto si sia legata a queste considerazioni, perché nella tradizione universitaria noi siamo abituati agli scritti in onore, il Libera Amicorum, soprattutto nell'esperienza italiana, è piuttosto infrequente. Ma abbiamo ritenuto che il Libera Amicorum si prestasse pienamente e rispondesse completamente alla personalità di Umberto, una personalità così poliedrica. Voi, quasi tutti i presenti, lo hanno conosciuto in questi anni, qualcuno meno perché magari è troppo giovane per averlo conosciuto a fondo, ma i racconti poi dei maestri e delle persone più grandi sicuramente sono serviti e serviranno a far capire cosa abbia rappresentato l'attività di Umberto nel mondo universitario. Quindi la scelta del Libera Amicorum, come poi del resto troverete indicato anche nella prefazione, si è legata a queste considerazioni. Non presento il personaggio, nel senso che una sintesi di quello che Umberto ha fatto fino ad oggi c'è nella quarta di copertina. Non lo presento perché lo conoscete un po' tutti, quindi inutile ricordare nel dettaglio le tante cose che ha fatto, ma sicuramente è una persona che ha servito le istituzioni e, come diceva il suo maestro, che io ho conosciuto attraverso lui, non ho avuto la fortuna di conoscere Giannessi, sicuramente Umberto si può annoverare, a mio parere, tra coloro che hanno servito le istituzioni e non se ne sono servite. Non voglio rubare spazio e tempo agli altri, perché io è un anno e mezzo che curo questa, insieme al comitato promotore che mi ha responsabilizzato, perché poi ho coordinato tutte le attività connesse, quindi non voglio parlare troppo, preferirei magari ascoltare interventi di altre persone. Il programma dell'evento lo avete visto, è un programma ispirato sempre a Umberto, perché Umberto credo che come scelta di vita abbia sempre operato quella della libertà, della piena libertà. E allora il Libera Amicorum è nato in questo spirito, in modo tale che ciascuno potesse esprimere un contributo o di natura personale o di natura scientifica o comunque qualsiasi contributo proprio nella piena libertà. E anche la giornata di oggi, un piccolo obbligato discorso introduttivo da parte mia, un intervento da parte del festeggiato, perché mi sembra che sia dovuto, gradito e anche atteso, e poi lascerei spazio a chiunque vuole intervenire e testimoniare la propria amicizia, il proprio affetto nei riguardi di Umberto, magari ricordando qualche episodio. Chiudo questa breve introduzione, visto che comunque faccio parte del gruppo, anche se ho un ruolo particolare,
raccontandovi, ma molti già lo sanno, come io ho conosciuto il professor Bertini. Lo chiamo il professor Bertini come fino al 2006 per me esisteva, perché il professor Bertini fino al 2006 per me era quasi un mito, lo è rimasto, non è che sia cambiato il mio modo di vedere, però era una persona lontana, irraggiungibile. Io l'ho conosciuto dopo che avevo conseguito l'idoneità di prima fascia in un convegno della Sidrea, 3-4 mesi dopo, e racconto velocemente l'episodio, che poi naturalmente è riportato nel mio contributo, ma lo racconto per dare una testimonianza personale, ma soprattutto anche per i giovani, per far capire che non tutto è impossibile nella vita, nel senso che uno la carriera universitaria, se la vuole, se la può anche guadagnare, anche se non ha un inizio, come nel mio caso, facile. E poi vengono anche tante altre soddisfazioni, perché appunto l'ho incontrato, Umberto, in un convegno, mi sono presentato dicendo: professore, lui sempre solare, insomma lo conoscete meglio di me, saluta tutti, sembra che veramente abbia il sorriso stampato sul volto. Io: professore, sono io Fabio Fortuna. Perché questa presentazione? Perché il concorso ormai era terminato, Umberto, che non mi aveva mai conosciuto e nemmeno mi aveva mai sentito nominare, trovava strano che non conosceva un candidato a un concorso di prima fascia, ed era anche incuriosito da questi aspetti, per cui mi sono presentato. Lui, con la sua solita eleganza, solarità e gentilezza, subito mi ha detto: ah, sei tu Fabio Fortuna? Dice: allora la prima volta che vengo a Roma voglio stare a cena con te. Così è andato, e poi da quel momento credo di poter dire che siamo diventati amici nel vero senso della parola, un'amicizia del tutto scevra da elementi di interesse, di opportunità o di altro genere, quindi un'amicizia vera, testimonianza che le amicizie vere possono nascere anche in modo inaspettato, e credo che questo sia uno degli elementi più belli della vita, che ti riserva sorprese quando meno te le aspetti. Chi poteva immaginare 10 anni fa, non vado a 20-30, che oggi sarei stato qui a presentare un Libera Amicorum dedicato al professor Umberto Bertini? Per me è motivo di grande soddisfazione, lo ritengo un privilegio, lo ritengo anche un onore. E con questo cedo la parola al festeggiato. Beh, capirete un certo imbarazzo che c'è in me in questo momento, un momento particolare, un evento assolutamente particolare, direi unico nella mia vita. E so di dover parlare, è giusto che parli, e prendo la parola dopo le belle parole di Fabio, dopo che questa iniziativa si è concretizzata. Ma a proposito, il libro non me l'ha ancora dato, io non l'ho ancora visto. Quando hai finito l'intervento? Ah, me lo dai dopo, vabbè, no, io perché pensavo, appunto, comunque diciamo che questa iniziativa partita da lontano si è concretizzata proprio con la consegna del Libera Amicorum, che fra poco Fabio mi darà. E quindi a questo punto è giusto che anch'io mi esprima su questo evento, che riguarda così tanto da vicino la mia persona. E saluto Gaetano, ciao. E le prime mie espressioni sono ovviamente, ma è un ovvio, non tanto ovvio, sono di ringraziamento. Un ringraziamento assolutamente non formale, ma vibrante e caloroso. E ringrazio in primis il comitato promotore, nelle persone di Massimo Agello, il rettore dell'Università di Pisa, che ci teneva tanto a essere qui con noi e che invece è stato trattenuto a Firenze da un impegno insieme al rettore dell'Università di Siena, che anche lui sarebbe stato qui, Riccaboni, perché a Firenze si sono incontrati alla regione con il ministro Profumo. Poi ringrazio ancora membri del comitato promotore, Giuseppe Bruni, Roberto Cafferata, Pellegrino Capaldo, Giuseppe Catturi, Vittorio Coda, Gennaro Ferrara, Fabio Fortuna e Sergio Terzani. Immediatamente dopo sento il dovere di ringraziare i 75 amici che hanno aderito all'iniziativa, senza il cui prezioso contributo non sarebbe
stato possibile realizzare quest'opera, che è veramente bella. Io me l'ha anche data, ma la vedo, l'ho qui accanto, non posso dire che è una cosa molto bella. E lo dico, io lo sai, sono figliol di parlare chiaro e devo dire tutto quello che ho dentro, e l'unica cosa, l'ho detto tante volte, che so con sicurezza di me che non morirò di gozzo. Ecco. Questa frase l'ho già sentita. Questa la frase l'hai già sentita, vero? Ecco. Quindi i 75 amici che hanno aderito all'iniziativa li voglio ringraziare tutti, uno per uno. E alcuni li ho già ringraziati prima che si aprisse questa sessione, questo incontro, questa cerimonia. Li ringrazierò poi quando l'incontro sarà concluso, ma li ringrazierò ancora, uno per uno, tutti. Quelli che sono qui oggi lo farò, l'ho già fatto e continuerò a farlo in questa giornata. Per gli altri il ringraziamento verrà nei prossimi giorni, a cominciare da domattina, me lo sono iscritto sull'agenda e telefonerò a tutti, perché è un sentimento forte che voglio esprimere e ovviamente è rivolto a tutti, quindi anche quelli che non sono potuti intervenire qui oggi pomeriggio. È giusto, sento il piacere, è un fatto proprio affettivo, di ringraziarli. E ringrazio anche coloro che, pur avendone avuta l'intenzione, si sono trovati nell'impossibilità di farlo. Qualcuno addirittura non è più con noi, come il mio fraterno amico Mario Nencetti di Pisa, che è stato per tanti anni direttore amministrativo dell'università. A lui va il mio pensiero più affettuoso. E un grande grazie lo voglio dire di cuore però anche alle altre persone presenti in sala qui oggi, amici carissimi, colleghi e giovani ricercatori. Un grazie particolare lo voglio dire a Ranalli, col quale molte mi voglio anche scusare per non avere un suo contributo accanto a questi. Lo dico perché purtroppo a volte succedono delle cose, ma non è colpa di nessuno. In questo caso, dicendo questo, riconosco a Francesco che il suo scritto era giusto che ci fosse. Non è colpa sua, ovviamente, ma io lo ringrazio lo stesso, perché so quanto Francesco mi abbia voluto bene, quanto come si sia comportato con me in tanti momenti importanti della vita universitaria. E ringrazio anche parecchi giovani ricercatori che sono convenuti qui oggi da Roma e anche da altre parti d'Italia, perché qui insomma, c'è una rappresentanza abbastanza nutrita anche di persone che, nonostante il caldo torrido di questi giorni, sono confluiti qui a Roma per questo incontro, quindi si sono in qualche modo sacrificati, l'hanno fatto per me e io li ringrazio. E ringrazio anche i presidenti della IDEA, della SISR, della Sidrea, per la diffusione che hanno dato a questo evento. Dei tre presidenti vedo soltanto Luciano D'Amico, e so Carretta essere impegnato, e quindi non anche se avrebbe avuto molto piacere di essere qui con noi, non è qui, e anche Ricca Boni, che è rettore dell'Università di Siena, come ho detto, è impegnato e quindi non può essere qui. Comunque li ringrazio per la diffusione che hanno dato a questo evento e sinceramente la sponsorizzazione scientifica, questo attestato di stima, di conoscenza che hanno voluto dare le tre associazioni dell'aziendalismo italiano mi fa piacere. Perché io a tutte e tre queste associazioni mi sento particolarmente affezionato. Dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale sono stato per 6 anni presidente, dal 1993 al 1998, e dal 2001 sono accademico onorario. Della Società Italiana di Storia della Ragioneria sono stato il primo presidente, dopo averla fondata insieme a Tito Antoni nel 1984,
quando quasi tutte le iniziative più importanti dell'aziendalismo italiano nascevano e si sviluppavano a Pisa. Oggi purtroppo non è più così. Della società italiana dei docenti di ragioneria e di economia aziendale sono tra i soci fondatori. Ecco le ragioni per cui mi sento di dover ringraziare per questa comunicazione che hanno inteso dare ai loro scritti, agli associati. Volutamente, in questo carosello di ringraziamenti, ho lasciato per ultimo il curatore del Libera Amicorum, Fabio Fortuna. È ovvio che non è per minore considerazione o per dimenticanza, ma perché a lui intendo dire un grazie assolutamente particolare. Fabio Fortuna, l'ha già accennato lui, non è mio allievo. Non è stato da me portato in cattedra, però è una di quelle persone rare che a volte si incontrano nella vita e con le quali si instaurano, quasi per una sorta di predeterminazione del fato, rapporti di amicizia straordinari. Grazie Fabio. Grazie a te. So che se non fosse stato per te, questa iniziativa non sarebbe andata avanti, o forse non avrebbe neppure decollato. Grazie per la mole di lavoro di cui ti sei sobbarcato, per le ansie e le arrabbiature che ti sei preso, per le notti insonni che hai passato. Dopo i ringraziamenti, vorrei dire qualcosa su questa iniziativa e sul Libera Amicorum che Fabio mi ha appena consegnato. Mi sono annotato, ma se me la dai non posso dire che Fabio mi ha appena consegnato. Consegno. Vabbè, allora che Fabio mi consegnerà tra un momento. Circa 3 anni fa, quando ricevette l'invito a partecipare al Libera Amicorum per Pellegrino Capaldo, ne apprezzai immediatamente la formula, che non conoscevo. Di questo credo anche di averne parlato al momento del ricevimento del libro. Ero nella mia casa a Focette e feci qualche esternazione, mi pare alla presenza di alcuni miei allievi. Ricordo poi che in un momento successivo qualcuno mi prospettò l'idea della raccolta di scritti in onore. Osservai che non mi ritenevo meritevole di un'iniziativa così importante, un tempo riservata ai grandi maestri. Aggiunsi anche che la giudicavo un po' seriosa. L'idea del Libera Amicorum invece mi piaceva. La vedevo meno formale, forse anche un po' goliardica, ma certamente più in sintonia con il mio carattere. Inoltre, collocandosi al di fuori di logiche accademiche e di scuola, il Libera Amicorum consentiva di coinvolgere nell'iniziativa studiosi di altri settori disciplinari e persone estranee al mondo universitario, di estrazione professionale e culturale diversa. L'amicizia, infatti, non ha confini, né oggetti di riferimento specifici, né tantomeno aspettative di ritorno. Ho voluto sottolineare queste cose per dire con la mia consueta franchezza che io questo Liber Amicorum l'ho particolarmente gradito. Ho appena sfogliato l'indice, quello me lo fai sfogliare l'indice? No? No, vabbè, l'ho sfogliato. Ho appena sfogliato l'indice e sono rimasto colpito dall'elevato numero di iscritti e dalla varietà dei temi trattati. Non ne conosco ovviamente i contenuti. So però da Fabio, questo me l'hai detto telefonicamente, quando ci siamo sentiti spesso recentemente, so però da Fabio che sono state scritte cose bellissime sia dal punto di vista personale
che sotto il profilo culturale e scientifico. Le leggerò con appassionato interesse e sentimenti di profonda riconoscenza. Dopo la Lectio Magistralis di 3 anni fa, la mia Lectio Magistralis di 3 anni fa, e la cerimonia di conferimento del titolo di emerito dell'aprile scorso, a Pisa c'è stata una bella cerimonia e il rettore ha voluto proprio conferire il titolo di emerito nell'ambito di un certo contesto molto rappresentativo, ufficiale. Quindi dicevo che dopo la Lectio Magistralis e la cerimonia di conferimento del titolo di emerito, è questo il terzo evento susseguente alla cessazione del mio stato di docente, anche se oggi nell'Università di Pisa, per certi aspetti, sono il presidente del nucleo di valutazione, sono più presente di prima. Considerato che non ci saranno in campo accademico per me altri eventi così importanti, questo è scontato, potrebbe essere questa l'occasione per fare il bilancio della mia carriera di professore. Preferisco non farlo. Ho paura di scivolare nella retorica o di fare qualche commento di troppo. In effetti, in 40 anni di gestione delle istituzioni accademiche, quasi 40 anni di gestione delle istituzioni accademiche e dei concorsi a cattedra, di errori ne devo avere commessi, non so quanti, ma di sicuro. Mi ricordava Geronzi ai tempi di Capitalia, spesso dice: ma chi non fa non falla, ecco. E me l'ha ricordato in varie occasioni e chiaramente facendo, io credo di aver fatto parecchio, fatto nel senso di mi sono operato, insomma, e quindi forse ho fallato anche, pazienza. Però ecco, fatemi dire con quella onestà intellettuale che mi riconosco, perché insomma alla mia età uno o è onesto e lo sa, o uno è che aspetti gli altri che ti dicano quanto sei onesto intellettualmente. Quindi io ritengo che il mio operato sia stato nel complesso positivo. Ho lavorato molto a favore delle istituzioni, ho aiutato tanti giovani a crescere e non ho mai tratto vantaggi personali, questo ci tengo a sottolinearlo, dalle molte cariche che ho ricoperto. Ecco il professor Massari, lo saluto così alla braccia. Dicevo che non ho mai tratto vantaggi personali dalle molte cariche che ho ricoperto. Il mio maestro Egidio Giannessi, che la settimana prossima ricorderemo a Pisa nel trentennale della sua morte, era solito dire, l'ha ricordato anche Fabio prima, ma io questo discorso me lo sono sentito fare tante, tante volte, di continuo per una ventina d'anni, era bello, e mi piaceva risentirlo, forse per questo ho avuto certi comportamenti, e Giannessi mi diceva che ci sono due categorie di professori universitari: quelli che servono l'università e quelli che se ne servono. Io so di appartenere alla prima categoria. Restando in tema di citazioni, mi piace ricordarne una di Einstein, che conservo incorniciata insieme alla foto del grande scienziato nel mio studio presso l'Università di Pisa. Molti qui presenti l'avranno vista. La citazione recita: "Imagination is more important than knowledge." L'immaginazione è più importante della conoscenza. Dalla fine degli anni 60 in poi l'ho sentita sempre congeniale al mio modo di pensare e di agire. Sono alla fine. Ho conosciuto molta gente. Gli anni servono anche a quello. L'anagrafe fa girare a volte anche più lentamente una ruota, si dà cogliere tutte le situazioni. Ho conosciuto molta gente. Personaggi famosi e uomini di strada. Capi di governo, ministri,
ed esponenti delle istituzioni, uomini politici, alti prelati, grandi finanzieri e banchieri, industriali, persone del mondo dello spettacolo, artisti, poeti e tanti, tanti giovani. Ho imparato molto da tutti, ma vi confesso che ho ancora tanta, tanta voglia di imparare. Mi fermo. Avevo detto che non intendevo fare bilanci personali. Consentitemi però di dire che cosa sento al termine di questo straordinario evento. Sento che ho ancora tanta energia da spendere, sento che il sentimento di amicizia che ci ha fatto ritrovare qui oggi sarà sempre vivo in noi, sento che spenderò l'energia che mi rimane a favore dei miei figli e soprattutto di mia moglie, che negli anni del mio grande impegno romano si è trovata molto spesso sola. Sento che se le istituzioni me lo chiederanno, sarò ancora felice di servirle. Grazie per quanto mi avete dato, per quello che avete fatto e scritto per me. Alla prossima. L'indice, come ho detto prima, c'ho il mese d'agosto, non mi muoverò dalle focette, dal mio mare, lo leggerò e poi telefonerò a tutti, ma intanto vi ringrazio ora e ringrazierò nei prossimi giorni per aver scritto. Grazie. Pardon. Bene. Allora, a questo punto abbiamo del tempo da dedicare a tutte le persone che vogliono dare una testimonianza e parlare un po' di Umberto. Io comincerei, visto che mi ritrovo qui, da coloro che sono al tavolo, che hanno fatto parte del comitato promotore. Naturalmente nessun obbligo, anche qui massima libertà, perché non abbiamo programmato nulla. Io non so se volete intervenire, non volete intervenire, e poi naturalmente tutti coloro che sono in sala possono intervenire. Sì, il professor Cabaldo mi ha detto che voleva intervenire, se non lo ricordo senz'altro. Benissimo. Allora, comincio io. Ora, il mio intervento sarà molto breve, forse un po' troppo netto nell'enunciazione, però voglio arrivare soprattutto con la parte finale a dimostrare nella mia tesi che gli uomini, compresi quelli che stanno nell'università, non sono tutti uguali. Allora, il primo punto è questo. Il tempo, soprattutto in questi ultimi anni, sto per dire in questi ultimi 2 o 3 anni, credo abbia consentito di evidenziare che gli